siamo giunti alla conclusione della settimana della bioarchitettura e della domotica 2014, un'edizione particolarmente frequentata, molto ricca di interventi. Siamo partiti il primo giorno con i cambiamenti climatici, con degli approfondimenti un po' a tutto campo, coinvolgendo gli ordini professionali, abbiamo avuto modo di analizzare molti dati. Poi ci siamo gettati all'interno dei vari temi, il tema della riqualificazione energetica, gli edifici, l'Expo e i premi della domotica quest'anno, che hanno premiato dei sistemi particolarmente efficienti sia dal punto di vista dei nuovi edifici ma anche degli edifici esistenti. Abbiamo trattato veramente tantissimi argomenti, abbiamo fatto degli approfondimenti che sono partiti dal recupero energetico, restauro energetico, fino a parlare di progettazione innovativa, quindi presentando anche dei prototipi di case ecologiche come Zero Positivo, che appunto è un esempio di applicazione di criteri di sostenibilità. Poi la sessione Casa Clima, molto molto partecipata. In questa occasione ho provato a tracciare un quadro della bioarchitettura applicata, in particolar modo ho raccontato l'esperienza di Onna, che è un paese distrutto dal terremoto 2009. Oggi ho avuto l'onore di presentare un sistema costruttivo che è per edifici antisismici, che è ecologico, e semplice e economico. Fondamentalmente oggi qui in questo convegno si punterà l'accento su due aspetti che potrebbero modificare in maniera sostanziale il mercato dell'edilizia, sperando anche in un rilancio. Il padiglione d'Italia è stato realizzato da Nemesi insieme a Proger, BMS e Livio De Santoli ed è un esempio di building ad energia quasi zero. Si pone come modello per quelli che saranno anche gli sviluppi futuri, i traguardi futuri della sostenibilità negli edifici in Italia. L'appuntamento è alla settimana del 2015, tra esattamente un anno, e vi aspettiamo alla settimana 2015. 2015.